Magic Deck, bentornati al nuovo appuntamento con il Magic Deck. Ciao Daniel. Ciao boss, ciao ragazzi. E dunque, siamo sempre sul formato Modern, che vabbè, quello più ampio di tutti, no? Quello che sì. Ci permette di spaziare 100.000 mazzi. E a proposito, che mazzo c'è questa settimana? Allora, questa settimana abbiamo accontentato qualche richiesta, abbiamo portato un mazzo Burn, quindi un mazzo principalmente mono rosso con uno splashettino di bianco. Un Burn for fun, un Burn competitivo? Un Burn molto competitivo, quindi uno dei mazzi che trovate sicuramente nelle top di molti tornei importanti Modern. C'è qualche carta particolare che vuoi già citare prima che andiamo a vedere la lista? Beh, di sicuro l'amatissima Guida Goblin e l'amatissimo Fulmine. Bene, quindi un mazzo molto rosso? Molto rosso, molto aggro, che piacerà sicuramente ai giocatori che imparano perfettamente la tabellina del 3. E allora andiamo a vederci la tabellina del 3 con scheda tecnica, lista del mazzo, spiegazioni e consigli finali. Let's go! Guida Goblin, 4x. Lavamante spietato, 2x. Getto di lava, 4x. Fulmine, 4x. Lancia rapida del monastero, 4x. Spacca cranio, 3x. Apparizione del gran baccanale, 4x. Fiamma ustionante, 4x. Talismano Boros, 4x. Spirale fulminante, 4x. Saetta squarciante, 4x. Colline boscose, 4x. Terreno calpestabile, 1x. Fonderia sacra, 2x. Prospettiva ispiratrice, 3x. Pantano insanguinato, 4x. Mesa arida, 2x. Montagna terra base, 3x. Bene, iniziamo a guardare le magie di questo fantastico mazzo. Allora, a costo 1 abbiamo innanzitutto la Guida Goblin, una delle carte fondamentali di questo mazzo. A costo 1 una 2-2 rapidità. Quando attacca, il nostro avversario rivela la prima carta del proprio mazzo, se una terra la aggiunge alla sua mano. È ottima perché, giocata soprattutto al primo turno, ci permette a costo 1 e utilizzando una sola risorsa di fare almeno 4 danni. Quindi una volta che attacca nel primo turno, speriamo che comunque attacchi anche al secondo turno, perché in Modern non tutti quanti i mazzi hanno la possibilità di mettere un bloccante sì dei primi turni, e quindi a costo 1 fare 4 danni, ma anche di più, è una cosa molto molto forte, un vantaggio enorme che soprattutto il mazzo Burn deve andare a cercare. Poi abbiamo Grim Lavamancer, creatura di origine di Tormento, costo 1 rosso, una 1-1. A costo 1 rosso lo tappi, esiliamo 2 carte dal nostro cimitero, infligge 2 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Carta aggiunta di recente nei mazzi Boros, soprattutto per eliminare piccole creature che danno fastidio e che possono bloccare appunto il Goblin Guide oppure anche la nostra Monastery Swiftfear, e ci permette soprattutto di riutilizzare tutte le nostre magie che sono finite nel cimitero e anche le nostre fetch come danni effettivi. Quindi sono tutti danni che alla fine della partita, alla fine del gioco, ci permettono di chiudere qualche turno prima, infliggendo comunque, facendo un piccolo shock ogni 2 carte che sono nel nostro cimitero. Poi abbiamo Lava Spike, carta fortissima di Kamikawa, costo 1 rosso stregoneria, infligge 3 danni a un giocatore o un planeswalker bersaglio. Poi abbiamo l'immancabile Fulmine, a costo 1 rosso, infligge 3 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio in instant. E abbiamo la Monastery Swiftfear, a costo 1 rosso, una 1-2 rapidità con prowess. Questa carta va giocata sicuramente come prima, se nelle vostre 7 carte o comunque anche nelle pescate successive, perché comunque ha la possibilità di infliggere molti più danni rispetto
ai danni che infliggereste con, per esempio, un fulmine o un lava spike. Perché? Perché ha prowess, quindi quando giocate una magia non creatura dalla vostra mano, le prende più uno fino alla fine del turno. Quindi dà tutti i danni addizionali alle magie che andate a giocare. Poi abbiamo la Skullcrack, che vi permette non solo in instant a costo 1 incolore 1 rosso di infliggere 3 danni al giocatore bersaglio e al planeswalker, ma anche di non far guadagnare punti vita fino alla fine del turno al vostro avversario. Quindi tutti gli effetti e tutte le magie che fanno guadagnare punti vita all'avversario, se giocata in risposta ad essi, permetterà di non fargli riguadagnare punti vita e quindi turni o tempo per poi vincere magari la partita. Quindi importantissima, anche importante after side, perché di solito dopo la sideboard molti mazzi iniziano a mettere pezzi che fanno guadagnare punti vita, quindi voi lo dovrete giocare naturalmente di risposta. Anche contro un mirror, se vi gioca la Entinelix, giocato in risposta vi permetterà di vincere la partita. Poi abbiamo Eidolon of the Great Revel, creatura fondamentale in Modern contro praticamente la maggior parte dei mazzi che vi troverete contro, a costo 2 rossi e una 2-2, ogni qualvolta un qualsiasi giocatore, quindi sia voi che il vostro avversario, gioca una magia con costo di lancio 3 o inferiore, lui infligge 2 danni a quel giocatore. Quindi importantissimo se giocato in vantaggio, soprattutto in secondo turno, la maggior parte delle magie giocate in Modern hanno costo di lancio 1, 2 e 3, difficilmente costi di lancio più alti, a meno che non stiamo parlando di trono, e blocca tantissimi giocatori. Perché? Perché è sempre uno shock continuo. Anche qualora ve lo vogliono uccidere, comunque beccano 2 danni. Quindi a costo 2 gli infliggete 2 danni. Se non ve lo uccidono, inizia a diventare una fabbrica di danni continui. Poi abbiamo il 4x di Searing Blades, carta fortissima per rimuovere creature che danno fastidio al nostro gioco e che magari bloccherebbero la Monastery e il Goblin Guide. Costa 2 mana rossi istantaneo, infligge un danno a una creatura bersaglio e un danno al suo controllore. Con Landfall, quindi se abbiamo messo una terra nel campo di gioco in questo turno, infligge invece 3 danni a creatura e poi 3 danni al suo controllore. Tra le altre cose, se infliggete il danno a una creatura e la creatura muore in risposta, non fezza l'effetto di infliggere danni al suo controllore. Quindi con un Sagura Tribelder che può essere saccato e andrà a prendere in risposta una terra, comunque infliggiamo 3 danni all'avversario, quindi ottimo per non perdere il counting dei danni. Poi abbiamo il Boros Charm a costo 1 rosso e 1 bianco istantaneo. Possiamo scegliere una di queste 3 opzioni, o infliggere 4 danni al giocatore o al planeswalker bersaglio, oppure i permanenti che noi controlliamo sono indistruttibili, oppure in ultimo la creatura bersaglio guadagna double strike fino alla fine del turno. Importante sicuramente per infliggere 4 danni con una sola spell. Importante se abbiamo più di una creatura sul campo di battaglia e ci conviene molto di più salvare le nostre creature piuttosto che infliggere 4 danni, rendere tutto indistruttibile, se non che dare double strike magari alla Monastery Swifter, che magari riesce a fare più di 4 danni con double strike. Quindi basta che è una 2-2, già solamente col Boros Charm dandogli double strike inizia a diventare una 3-3 double strike. Quindi grazie a questa spell non infliggiamo 4 danni, ma ne infliggiamo 6. Quindi possiamo vincere prima la nostra partita. 4 verdi la Entinelix, istantaneo a costo 1 rosso, 1 bianco, infligge 3 danni a creatura o giocatore e noi ci guadagniamo 3 punti vita. Ottimo contro chi è più aggressivo di noi e sicuramente a costo 2-3 danni è molto forte. Rift Bolt, carta importantissima, a sospendere 1 rosso, quindi possiamo pagare uno rosso, metterla fuori dal gioco, sospesa, con un segnalino sopra all'inizio del nostro prossimo mantenimento. Leviamo il segnalino sospendere e infligge 3 danni a creatura o a giocatore. Se non vogliamo sospenderlo, lo dobbiamo pagare a costo 2 incolori e uno rosso. E ricordatevi che è una stregoneria, però molto importante perché se giocato di primo turno, comunque infligge 3 danni al turno successivo. Andiamo a guardare le terre. Abbiamo il 4x delle Wooded Foothills, Shockland, che ci permette di andare a cercare o montagna o foresta per andarvi a cercare o la Sacred Foundry oppure la vostra montagna, o se siete after side già di Stomping Ground. Poi abbiamo l'1x di Stomping Ground, naturalmente per la side che ci permette di andare a giocare magie che spaccano artefatti o incantesimi. Abbiamo la Sacred Foundry Shockland di montagna e pianura, che entra in gioco tappata a meno che non perdiamo 2 punti vita. Poi abbiamo le montagne che sicuramente ci
servono. Abbiamo l'Inspiring Vantage e la Fastland bianco-rossa che entra in gioco tappato a meno che non controlliamo al massimo altre due terre. Poi abbiamo il 4 bear della fetch rosso-nera e a questo punto ci serve solamente l'effetto rosso, quindi per cercare le montagne, e il 2 bear di Arid Mesa, che naturalmente questa fetch in particolare ci permette di cercare quasi sempre sia montagna che pianura. Daniele, il nostro bar bianco-rosso, qualche consiglio per giocarlo? Allora, di sicuro ragazzi cercate di tenere una mano con non troppe terre, perché diciamo si sa, se abbiamo 5 terre questo mazzo muore, quindi dobbiamo cercare di avere massimo 2-3 terre nella nostra mano e cercare di farne più danni possibili. Ricordatevi sempre che la guida Goblin è una delle prime cose che dovete fare se l'avete in mano, e anche la Monastery Mentor, anche perché abbiamo bisogno di attaccare il prima possibile e di sfruttare il più possibile le nostre creature per avere costi di lancio che vanno comparati con i danni che andremo a fare. Poi ricordatevi che la Monastery si pompa, diciamo, grazie a Prowess, grazie alle magie, quindi di fare magie prima dei danni di combattimento. Mazzo veramente veramente forte. Ricordatevi di tenere sempre bene a mente il conteggio dei punti vita dell'avversario, perché molte volte non vi rendete conto che potete chiudere il prima possibile la partita. Bene, carta chiave o carte chiave di questo mazzo? Di sicuro le carte chiavi sono tutti i danni diretti che vengono inflitti all'avversario, e la guida Goblin che, diciamo, se vista al primo turno è veramente forte, anche al secondo turno. E la partita la chiudiamo come quindi? Naturalmente danni diretti all'avversario, quindi la cosa migliore sarebbe infliggere i primi danni con le nostre creature e poi andare a finire con i danni diretti dei fulmini, l'Antinelix e il Boros Charm. Bene, 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 allora dai, anche per questo appuntamento è tutto, Assolutamente sì, ragazzi, se avete delle liste alternative scrivetele sotto i commenti, quindi possiamo avere un confronto il prima possibile. Se volete vedere altri mazzi, ci scriveteci, ce li suggerite, ci metteremo al lavoro il prima possibile. Per questo appuntamento è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao! goodbye!